Buonasera cari telespettatori, grazie per essere sempre in compagnia del gruppo editoriale TV7. Come ben sapete, questa è iReporter per te. Mi chiedo, saremo mancati perché nel periodo di Pasqua, insomma, abbiamo un po' latitato e quindi un po' di riposo speriamo sia concesso e meritato. Chissà, nell'immaginario dei nostri telespettatori mi faccio queste domande spesso e volentieri. Allora, io do ufficialmente il benvenuto per la prima volta qui al gruppo editoriale TV7 a Giuseppe Capochin, presidente dell'Ordine degli Architetti di Padova. Così simpaticamente tra noi chiedevo, perché sapete che io rimarco sempre di essere foresto, le origini un po' curiose degli avi, insomma, di questo cognome Capochino vuol dire, e mi spiegava, presidente, insomma, qualche trascorso lavorativo della sua famiglia. Dopo ci addentriamo in ciò che è l'evento che sta per vivere Padova. Quindi erano. Ma diciamo da una verifica storica sembra forse dei barcaioli, lavorassero nelle barche, per cui probabilmente stavano con la testa Capochino, chinata, Capochino, non lo che so. curioso, ogni nostro cognome ha sempre un significato o magari legato al lavoro o magari alla provenienza. Allora, ufficializziamo la tematica, il Gotha degli architetti d'Europa in arrivo qui a Padova, proprio nelle date 24-25, una grandissima riunione per un congresso importantissimo. Sappiate che toccheremo vari aspetti con il presidente, appunto, e avremo anche un'importante telefonica perché abbiamo un vanto nostro nazionale, e cioè il presidente proprio di tutti gli architetti d'Europa è un italiano, giusto? Dico bene? Ed è la Certamente. prima volta che accade? No, è la seconda È la volta. seconda volta, Seconda volta. ok. Quindi comunque un qualcosa che nella storia è comunque sempre un nostro vanto e Sì. qualcosa di importante. Questo porta lustro, dà lustro al nostro territorio e logicamente all'Italia. Allora, partiamo subito capendo il perché di questa riunione, di questo congresso importantissimo. Ma più che un congresso, è un'assemblea annuale che viene fatta appunto dal Consiglio degli Architetti d'Europa, e cioè la rappresentanza dei rappresentanti di 33 paesi. Sono circa un centinaio di architetti di 33 paesi che si uniscono in Italia, in quanto che, appunto, come diceva lei, Luciano Lazzari è il nuovo presidente del Consiglio d'Europa, che è entrato in carica all'inizio di Esatto, dopo quest'anno. lo saluteremo al telefono. E quindi è stata una sua scelta quella di fare questa assemblea appunto qui In casa nostra. in Italia, e ha scelto Padova. Ci ha fatto questo molto piacere. Probabilmente ha scelto Padova, magari poi chiederà direttamente a lui, ma mi piace pensare che l'abbia scelto anche perché noi da 10 anni organizziamo un'importante biennale di architettura a livello internazionale, e quindi una biennale che ormai si è sviluppata moltissimo, molto conosciuta a livello mondiale, con un premio internazionale al quale partecipano candidati da tutto il mondo. Abbiamo normalmente dai 350 a 400 opere che vengono presentate appunto da tutto il mondo. Una serie di conferenze internazionali che quest'anno abbiamo dedicato al tema degli ecoquartieri, e poi la grande mostra che facciamo al Palazzo della Ragione. Io do, ecco qui un colpo d'occhio subito ai nostri telespettatori della bellezza innanzitutto della location, quindi il Palazzo della Ragione, e dopodiché, insomma, lo splendido allestimento con tutte le varie opere. Sì, beh, diciamo che quest'anno abbiamo avuto come ospite d'onore alla mostra Renzo Piano, che personalmente considero oggi il più grande architetto a livello internazionale. E il fatto che sia venuto a Padova è anche questa una testimonianza dell'importanza della nostra Le biennale. confido un segreto, io voglio andare a Trento a vedere il famoso museo che lui ha realizzato. Sono sempre lì che dico adesso vado, adesso vado, adesso vado, prima o poi manterrò la mia promessa. Le chiedo così, visto che ho la fortuna di avere qui lei, perché è considerato così il top, diciamo, per quanto ci riguarda? Perché un grande? È un grande perché, a differenza di tanti altri grandi architetti che hanno un loro stile e quindi sono subito riconoscibili, Zaha Hadid si capisce subito che è Zaha Hadid, Franco Gehry si capisce che è Franco Gehry e così via, Renzo Piano ha la capacità di modificare, di non avere uno stile proprio, ma se lo Identificabile. identifica con l'ambiente dove progetta. E poi, tra l'altro, essendo figlio di costruttori, fin da piccolo praticamente è stato molto interessato a quello che è proprio il tema della costruzione, dell'innovazione costruttiva, e quindi è sempre alla ricerca di soluzioni innovative, e basta guardare tutte le sue opere realizzate nel mondo, basta venire appunto al Palazzo della Ragione e vedere le 32 opere che sono esposte, tutte realizzate.
per capire appunto la diversità tra le varie opere, la loro Presidente, non la voglio complessità. mettere in difficoltà, ma so che lei qui in zona aveva un librone fantastico proprio dedicato a questo grandissimo architetto italiano. Noi facciamo tutto in diretta, così potete vedere che effettivamente non tocchiamo mai niente. Io ridendo ho detto: ma non è un libro, questa è un'enciclopedia, lo mostro così al volo. Renzo Piano, ci parli un attimo al volo Sì. di cosa. Allora, questo praticamente è il libro che è stato realizzato in occasione della mostra a Palazzo della Sì, di Ragione. cui vi ho mostrato le immagini. È stato curato da Francesco Dalcò, uno dei più storici a livello mondiale. E quindi, in pratica, Renzo Dalcò, ha voluto un po' costruire le opere più salienti di Renzo Piano, quelle che hanno caratterizzato praticamente la sua carriera. E alla fine di questo c'è un regesto di 180 pagine con le 90 opere realizzate da Renzo Piano nel mondo, in tutta la sua carriera. Se siete interessati, 049 80 777 57, sappiate che ho imbastito questa sera con il nostro staff del gruppo editoriale TV7 una puntata molto su, insomma, l'ambiente e l'abitazione, perché nei corridoi vi siete anche incontrati. Successivamente si parla di case popolari, 27 milioni per migliorare, e avremo proprio qui il presidente, un altro presidente dell'ATER, e cercheremo insieme a voi di capire dove andranno a finire questi soldi, quali saranno le migliorie. Allora, a me piace la tematica portante di questa assemblea, di questa riunione importantissima, e cioè l'ecosostenibilità degli ambienti, anche quello che stava dicendo per quanto concerne il talento di Renzo Piano e appunto l'ottica di vedere l'ambiente intorno a sé e di quindi creare la giusta struttura, la giusta architettura, lo sposo come tematica, come argomento. Allora, io so che ho avuto la fortuna di girare più che mezza Europa e si è interfacciato con colleghi illustri per capire che cosa. Per capire la differenza che esiste tra gli altri paesi d'Italia nell'ambito degli ecoquartieri, cioè praticamente dei quartieri ecosostenibili. Sempre nell'ambito della nostra biennale di architettura, abbiamo visitato cinque paesi, in pratica siamo stati in Svezia a Malmo, abbiamo visitato il quartiere Bio01 di Malmo, che è un quartiere al 100% ecosostenibile, senza emissioni praticamente dannose. Abbiamo visitato Ørsted, a Copenaghen, abbiamo visitato Marsiglia, il Plan d'Eau e tutti quanti i quartieri nord, i famosi quartieri Kalashnikov, come vengono chiamati a Marsiglia. Siamo stati poi a Helsinki a visitare il quartiere Vicky, l'ecoquartiere Vicky, e infine siamo stati a Friburgo a visitare il Vauban, quindi tutte quante esperienze, e naturalmente abbiamo aggiunto anche un'esperienza italiana che non poteva non essere di Renzo Piano, come diceva giustamente lei prima, riferimento al Muse. Il Muse è all'interno del quartiere Le Albere, realizzato da Renzo Piano come riqualificazione di Un vecchio un stabilimento dismesso, abbandonato, sì, dismesso. della Michelin. Esatto. È in quel di Trento, se non Sì, sbaglio, in in quel quel di di Trento. Trento. È l'inaugurazione del Muse il 27 di luglio, se non ricordo male, a guardare presente, c'erano ben 35.000 persone presenti che sono andate avanti fino alle 4 del mattino per visitare il museo, perché hanno fatto a scaglioni naturalmente, e quindi è stato veramente un grandissimo successo. Ma ancora oggi bisogna prenotare per tempo perché c'è tantissima gente che va a visitarlo. Ci sono dei punti che trovo interessanti, ad esempio promozione dell'architettura responsabile per un futuro sostenibile. Di questo discorrerete, insomma, dibatterete appunto Sì. quando vi ritroverete. Ricordiamo, il 24 e il 25 aprile nella sala Gran Guardia in Piazza dei Signori, qui Padova, Sì. 100%. Parliamo di questo, ad esempio. Cioè, lei mi ha accennato anche l'ecosostenibilità per quanto concerne un quartiere. Quindi emissioni zero. Sì. A me viene da dire, schiettamente, è fantascienza da noi, o no? In questo momento sì, purtroppo, Bene, mi piacciono le persone oneste. per una serie di motivi. Intanto manchiamo di programmazione. Negli altri paesi che abbiamo visitato abbiamo trovato situazioni diverse una dall'altra. Esempio, sono partiti, parliamo della Finlandia, l'80% di Helsinki è di proprietà pubblica, 65% di proprietà del comune, 15% di proprietà dello Stato, quindi 80% di proprietà pubblica, è molto più facile intervenire, logicamente, a fare una programmazione. Però, ad esempio, sia a Malmo, sia a Copenaghen, sia nei quartieri nord di Marsiglia, ma attuando la Francia su questo, siamo partiti da situazioni di gravissima crisi, cioè c'era crisi fortissima sia nei paesi nordici, sia
perché i paesi nordici, fine anni 80, caduta il muro di Berlino, ha comportato che i grandi investimenti che prima venivano fatti in quei paesi, parliamo di finanziamenti internazionali, sì, sono stati poi dirottati appunto sulla Germania Est, perché erano molto più vantaggiosi. Quindi partivo con Malmo, c'erano i cantieri navali praticamente chiusi, c'era la General Motor che ha chiuso la Saab, 27.000 licenziamenti in 5 anni, però hanno avuto la capacità di riprogrammare il tutto, un sindaco architetto, casuale, ma comunque un sindaco architetto illuminato, che ha cambiato completamente il volto della città puntando sull'innovazione, sulla qualità e quindi su tutto il discorso anche legato alla, come si dice, alla sostenibilità. Ci sono però... Sostenibilità che però non è soltanto di natura urbanistica, ma sostenibilità economica, sociale e ambientale. Ok. Ci sono però due termini che fanno un po' a cazzotti, il fatto di riciclare e di innovare. Possono coesistere? Nel senso, qui si parla proprio di una forte crisi, ok? E a me invece viene da pensare che nel nostro paese non si attuino discorsi di sostenibilità, proprio per il fatto che arriviamo proprio terra a terra. Quando si apre il cantiere si cerca... causa mancanza di soldi, di risparmiare alla grande utilizzando scarti, quello che si ha, oppure insomma cercando di non caricare troppo sul costo in modo da poterli vendere questi appartamenti o edifici che dir si voglia, però alla fin fine non ottieni l'ecosostenibilità. Beh, diciamo che sta cambiando la cultura anche in Italia su questo punto qua, la gente non acquista più gli appartamenti con la brodo, ma sta ben attenta a che siano appartamenti di qualità, su questo oggi sicuramente sì. Ne è così certo? Vado a fare un'altra provocazione, poi le lascio rispondere, mi perdoni Presidente. Sentivo tempo fa un noto geologo nazionale che diceva: ma per un'automobile acquistata andiamo a cercare i proprietari precedenti di 3-4 generazioni. Per la casa non facciamo questo tipo di certificazione, non andiamo a informarci. Ci piace, guardiamo un po' la zona, c'è la scuola, c'è la metropolitana, il supermercato, a posto. Poi arriva una piena, arriva una scossa, e a proposito siamo vicini proprio alla Slovenia e anche al Friuli in questi momenti, sappiamo che c'è stata una forte scossa. E però la casa la compriamo e magari crolla con noi dentro. Ma diciamo che oggi abbiamo tantissimo invenduto e l'invenduto di oggi sono più fabbricati di scarsa qualità. La gente sta più attenta, ve lo vedo anche i clienti miei stanno molto attenti su questo profilo qua e chiedono una serie di informazioni che prima assolutamente non chiedevano. Se noi guardiamo le situazioni in Italia in generale, noi abbiamo le periferie ricostruite dopo la guerra e sono state costruite, come è stato costruito anche in Francia in pratica, come dei oggi sono dei colabrodi sia dal punto di vista della sostenibilità e quindi consumano tantissimo, sia anche sotto il profilo sismico. Chiaramente questo oggi mettere le mani su questi fabbricati, su fabbricati che oggi sono in classe G, così, cioè, quindi consumano tantissimo. Abbiamo fatto il conto che se avessimo i fabbricati che sostenibili in Italia, tutti quanti i fabbricati, risparmieremmo circa 45 miliardi di euro all'anno per quanto riguarda appunto... Quindi con gli 80 euro in busta paga li troveremo facilmente. La però bisogna fare ottenuta la politica per arrivare a riqualificare. Certo. Allora, in certi casi si possono riqualificare i fabbricati, in certi altri bisogna riqualificare i quartieri, perché poi i quartieri costruiti negli anni 50-60 in pratica sono privi di spazi pubblici adeguati, mancano ottenuta queste cose. All'estero, nelle esperienze che abbiamo visitato, hanno fatto questo discorso di ecoquartieri, li hanno praticamente studiati molto attentamente a 360 gradi su tutto il profilo della sostenibilità, non solo energetica, ma anche degli spazi pubblici, quindi la mobilità lenta, tutti quanti gli elementi, la raccolta delle immondizie, la trasformazione delle immondizie in energia, il teleriscaldamento. E tutti quanti elementi di questo genere. Ma forse mi viene anche provocatoriamente da dire che comunque in quei paesi le amministrazioni varie, insomma tutti i vari attori si parlano, c'è un vero ed effettivo collegamento. In Italia no, noi andiamo un po' alla rinfusa, per essere generoso. Diciamo che nella struttura che abbiamo visto c'è sempre stata una grande sinergia, esperienze viste, tra Stato centrale e comunità locali. C'è veramente una grandissima sinergia, però c'è una centralità e quindi con una scelta di obiettivi ben precisi. Esempio eclatante è la Francia, che è qui vicino a noi, quindi non è che parliamo di paesi molto lontani. La Francia, in pratica, con la ARU
ha impostato 12 miliardi di finanziamenti che non sono pubblici, sono fatti da Confindustria. Su questo hanno creato appunto questi obiettivi a livello generale. C'è il discorso del ritorno. Io tolgo se mi dà fastidio. Perché si può fare tutto. Perché mi sento la voce da fastidio a tutti. E faccio fatica poi. Sono io che ormai perché è vuoto. Perché non sono abituato a sentire la mia voce mentre parlo, per cui. Prego. Quindi in pratica lì hanno fissato dei criteri ben importanti a livello nazionale, uguali per tutto quanto lo Stato. Qui su questi criteri nazionali vengono fatte la selezione, selezione sui criteri che dicono noi abbiamo le balie in Francia, dobbiamo recuperarle che diventino dei quartieri della città, parte attiva della città, adesso sono delle enclave separate, sì. Che creano un sacco di problemi e così via, deve diventare una parte mi verrà da utilizzare città. Tipo ghetto anche come parola a volte. Esatto, sì, anche peggio in certi casi, e quindi anche tutto il discorso delle scuole, che devono diventare degli elementi, anche luoghi pubblici di aggregazione, creare appunto un tessuto sociale. E quindi questi sono i criteri che loro fissano per fare la selezione. Quindi si ascolta di questa selezione, poi verificano chi ha i requisiti per fare questo. Cosa che invece col piano Passera fatto nel 2012 in Italia, piano città fatto da Passera, che anziché avere 12 miliardi, aveva 226 milioni di cose, dopo che con altri finanziamenti di avanzi di altre, ma però sempre in maniera estemporanea, qual era il tipo di selezione? Chi aveva già il progetto pronto nel cassetto? Allora, se si ha il progetto pronto nel cassetto, vuol dire che non è stata fatta una programmazione, perché si butta dentro di tutto. La programmazione è quando ci si pone degli obiettivi ben precisi. Certo, e insieme, non... Cose importanti, la partecipazione dei cittadini, cioè è fondamentale questa. Ma non c'è mai la partecipazione, io ho toccato tantissime tematiche ad iReporter per te e quella è la prima cosa che manca sempre, sì. Si fa una legge, si cambia qualcosa, ma la cittadinanza non sa mai nulla. Faccio un altro esempio, a Ørestad, dove è stato fatto un grosso parco all'interno di questa realizzazione, appunto di questo ecoquartiere, un grandissimo parco. Il parco è stato progettato da un paesaggista assieme a tutti quanti i cittadini di quel quartiere, che era un quartiere molto ampio. Sentendo le varie necessità. Ci hanno messo 2 anni per progettare il parco, però l'hanno fatto tutti quanti assieme. Cosa è stato il risultato favorevole? Che in pratica la gente si è conosciuta, ha imparato a conoscersi e a stimarsi, primo. E secondo, una volta realizzato il parco, l'hanno rispettato perché è una cosa che hanno fatto loro. Certo, quindi non era andavano una cosa a rovinare. Loro. Allora, lancio la pubblicità e poi continuiamo a discutere. Voi siete invitati, lo sapete, 049 80 777 57, se avete delle domande approfittatene. Bene, a tra poco.